Cominciare i seguenti esercizi subito dopo l'intervento. Muovere i piedi su e giù, mobilizzare le caviglie almeno 50 volte ogni 2 ore. Estensione passiva di ginocchio. Posizionare il tallone su un asciugamano arrotolato, assicurandosi che il tallone sia appoggiato abbastanza alto da sollevare la coscia dal tavolo. Lasciare che il ginocchio sia posizionato in completa estensione per 10-15 minuti. Rilassare la muscolatura e la gravità farà sì che il ginocchio si posizioni in piena estensione. Flessione di ginocchio passiva alla parete. Posizionarsi coricati con i piedi contro il muro. Effettuare una flessione del ginocchio lasciando scivolare il tallone verso il basso, sfruttando la forza di gravità. Per ritornare alla posizione estesa, aiutarsi con la gamba sana. Estensione attiva assistita di ginocchio. Viene eseguita utilizzando la gamba opposta e il muscolo quadricipite per aiutare ad estendere attivamente il ginocchio operato dalla posizione di 90 gradi a 0 gradi. Importante durante questo esercizio evitare l'iperestensione di ginocchio. Flessione passiva del ginocchio a 90 gradi. Sempre seduti su un letto o su un bordo di un tavolo, lasciare che la gravità fletta leggermente il ginocchio. La gamba opposta sana viene utilizzata per supportare e controllare la flessione del ginocchio operato. Questo esercizio dovrebbe essere eseguito 4-6 volte al giorno per 10 minuti. Già dopo 5-7 giorni dall'intervento è importante raggiungere almeno 90 gradi di flessione passiva. Stringere i muscoli glutei e tenere la posizione per 10 secondi. Ripetere da 5 a 10 volte, 3-4 volte al giorno. Contrazione isometrica del quadricipite. Con un asciugamano arrotolato sotto il ginocchio della gamba operata, sollevare il tallone dal letto contraendo il quadricipite. Assicurarsi che la gamba non si stacchi dal rotolo. Mantenere la contrazione per circa 10 secondi. Estensione di ginocchio con gamba tesa. Eseguire l'esercizio contraendo il quadricipite con la gamba in estensione completa, poi sollevarla dal lettino mantenendola dritta per circa 6 secondi. Successivamente abbassare lentamente la gamba e rilassare i muscoli. L'esercizio va effettuato per 8 serie da 10 ripetizioni 3 volte al giorno. Posizionare i piedi alla larghezza delle spalle leggermente ruotati all'esterno, appoggiarsi al bordo di un tavolo per l'equilibrio ed eseguire degli squat a circa 45 gradi, tenere la posizione per 6 secondi e ripetere. Fare questo esercizio 3 serie da 10 ripetizioni ogni giorno. In piedi, sollevarsi sulle punte per 10 ripetizioni. Carico monopodalico. Tentare di restare in equilibrio sulla gamba operata iniziando con un supporto. Aumentare la quantità di tempo in cui si bilancia il peso del corpo sull'arto operato utilizzando sempre il supporto. Successivamente aumentare gradualmente la quantità di tempo sull'arto operato però senza utilizzare nessun tipo di supporto. Flettere ed estendere il ginocchio con l'aiuto di uno skateboard. Se necessario, utilizzare la gamba sana per aiutarsi.
Utilizzare un elastico sotto al piede come resistenza e spingere in estensione il ginocchio per 10 ripetizioni. Controllare l'allineamento del ginocchio durante l'esecuzione dell'esercizio. Effettuare delle contrazioni del quadricipite in un arco di movimento compreso tra i 90 gradi e i 45 gradi. Mantenere la posizione per qualche secondo e tornare all'inizio. Effettuare dei mezzi squat utilizzando una resistenza elastica e flettendo le ginocchia a circa 45 gradi. Spingere contro l'elastico cercando di estendere il ginocchio. Ritornare lentamente nella posizione iniziale. Eseguire l'esercizio per 10 ripetizioni. Gli esercizi per migliorare l'equilibrio e la propriocettiva vengono effettuati con l'uso di piani instabili. In una prima fase si cerca di mantenere l'equilibrio bipodalico con appoggio degli arti superiori, successivamente senza l'appoggio. Passare poi a un carico monopodalico con appoggio e senza appoggio. Nella fase successiva, poi, per aumentare la difficoltà degli esercizi, è possibile eseguirli chiudendo gli occhi. Rinforzo dei flessori di ginocchio. Da seduti, legare un elastico alla caviglia ed eseguire flessioni del ginocchio contro resistenza, tornando lentamente in posizione di partenza. Eseguire l'esercizio per 8-10 ripetizioni per 3 serie. Rinforzo isotonico dei flessori di ginocchio. In stazione retta, eseguire delle flessioni di ginocchio fino a 90 gradi, controllando il ritorno lentamente. Eseguire l'esercizio per 3 serie 8-10 ripetizioni. Iniziare l'esercizio senza peso, poi gradualmente aumentare la resistenza con una cavigliera. Affondi. Eseguire l'affondo con la gamba operata, controllando l'allineamento del ginocchio ed evitando di portarlo oltre la punta del piede. Assicurarsi di non superare i 90 gradi di flessione. Eseguire l'esercizio per 3 serie 5-8 ripetizioni. Affondi dinamici. Eseguire affondi dinamici alternando gli arti e gradualmente aumentare la difficoltà aggiungendo un piano instabile. L'esercizio può essere effettuato per 10 ripetizioni. Salita sullo step. Salire e scendere dal gradino a ritmo crescente, alternando gli arti sia frontalmente che lateralmente. Continuare l'esercizio per almeno 3 minuti. Leg extension.
Regolare la macchina in modo che la zona lombare e la cavità poplitea siano ben aderenti alla seduta. Eseguire un'estensione della gamba e tornare in modo controllato nella posizione di partenza limitando la flessione a circa 90 gradi. Assicurarsi che la schiena rimanga ben aderente allo schienale durante l'esecuzione dell'esercizio e che la resistenza sulla tibia sia posizionata più in alto possibile. Iniziare senza carico e gradualmente aumentare la resistenza. Eseguire 3 serie per 8-10 ripetizioni.